Giomborno ragazzi, giomborno, giomborno e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in un nuovo episodio dello Zona Caffè. Prima di iniziare vi voglio ringraziare per il grande calore che mi state dimostrando per tutti gli Zona Caffè, continuerò a farli, ma voi qua sotto in primis dovete lasciare almeno, guardate, 3500 mi piace, e alle 14:30 esce un altro Zona Caffè, quindi mi raccomando fatemi sentire tutto il vostro supporto. Zona Caffè tipo questo o tipo questo, Zona Caffè, quindi in cui andiamo a racchiudere tutte le notizie, a parlare di calciomercato e vi dico anche ovviamente la mia. Vi ricordo anche, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al canale, perché per me è molto molto importante che voi lo facciate. Molte delle persone che mi seguono non sono iscritte al canale, questo non può che dispiacermi, perché se tutti vi iscriveste al canale arriveremmo rapidamente a mezzo milione di iscritti. Ci tengo tanto a questo obiettivo, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale. Tra l'altro vi ricordo che proprio ieri ho continuato sul mio altro canale, Simone Sicco, ve lo lascio nel primo commento, la serie del mercato che farei. Ho fatto il Bologna, quindi se volete recuperarvela andate a recuperarvela direttamente dal mio secondo canale, perché alcuni usciranno qua, alcuni usciranno di là. Vi ho detto che dal 2022 avrei lanciato il secondo canale proprio in un modo assolutamente qualitativo, e quindi ecco qua che parte anche il mercato che farei lì. Recuperatevi il video se ve lo siete perso. Detto questo, se non l'avete ancora fatto, vi invito a scaricare OneFootball, quella che a mio modo di vedere è la migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio. Ve la lascio qua sotto in descrizione. Con un clic semplicissimo potrete scaricarla e avere sul vostro dispositivo cellulare sempre tutte le notizie maggiori per quanto riguarda il mondo del calcio. Ci sono tante notizie di cui parlare oggi, veramente tante, e la prima è riguardante la Roma. Poi andremo anche a parlare di quella che avrete letto nel titolo, che sono disperato. La prima riguarda la Roma. Infatti la Roma starebbe pensando a un giocatore del Torino, tale Vojvoda. Perché starebbe pensando a Vojvoda? Perché tra i vari profili interessanti, anche per l'estate in realtà, perché poi è difficile che Juric te lo lasci partire a gennaio. Vojvoda è un giocatore che può giocare esterno di centrocampo, terzino e soprattutto anche difensore centrale in una difesa a 3. E con tutte le problematiche che ha dimostrato di avere la Roma e con la problematica che avete visto di Smalling, eccetera, forse la Roma penserà ad un altro difensore centrale. A me, sinceramente, Vojvoda non dispiacerebbe. A me già piaceva lo scorso anno, anzi, forse ha perso anche qualcosina in lucidità e in brillantezza nell'ultimo periodo. Vi ricorderete che si parlava benissimo di questo Vojvoda. Adesso un pochino si è perso, però io credo che potrebbe essere, se dovesse arrivare in modo low cost, Mergim e Vojvoda, credo possa essere un colpo davvero interessante. Continua la ricerca da parte del Milan per il difensore centrale. Di Botman ne parleremo tra un attimo, ma prima parliamo di Yerry Mina. Yerry Mina è appunto il difensore colombiano, vi ricorderete che era esploso completamente all'ultimo mondiale. In questo momento è all'Everton, e l'Everton ci fa veramente poco, tant'è che pare che l'Everton abbia fatto una proposta al Milan, gli abbia detto: guarda, se lo voglio Yerry Mina te lo do. Ricordo di Yerry Mina che segnava veramente tanto. In generale non è male come difensore, anzi, e poi non è nemmeno vecchio, quindi nel senso gli dà anche una futuribilità importante. L'unica cosa però è che Botman è Botman, quindi se il Milan riesce magari in qualche modo de riff o de raff a chiudere per Botman è un conto. Se invece poi ti trovi con nulla in mano, come colpo low cost, anche Yerry Mina potrebbe far comodo. Vi ricordate di Matuidi? Vi ricordate di Matuidi? Certo che vi ricordate di Matuidi. Ebbene, Matuidi in questo momento è fuori da ogni progetto. L'Inter Miami si è svegliata e ha detto: basta, adesso ringiovaniamo la rosa. E quindi entro il 31 dicembre, scade il suo contratto, probabilmente Matuidi partirà e lascerà l'America. Non lo vogliono più, vogliono appunto rinnovare il progetto, vogliono molti più giovani. La mia proposta è: chissà che Matuidi non vada magari a prendere meno soldi, sicuramente questo sì, ma non vada a giocare magari per una squadra medio-piccola di Serie A, quindi magari lo rivedremo in Serie A, a fare da centrocampista, a fare da equilibratore in un centrocampo magari di una piccola che però ha bisogno dell'esperienza di Matuidi. Beh, sarei curioso di rivedere Matuidi nel nostro campionato, se nel modo in cui vi ho detto. Non so se questo accadrà, però sarei molto curioso di vederlo. Ciò che probabilmente accadrà è l'arrivo di Trippier diciamo alla corte del Newcastle. Tra l'altro avevo pensato oggi di portarvi su questo canale qua, o sull'altro, ma vediamo, il mercato che fare del Newcastle a suon di milioni. E credo che appunto la possibile acquisizione, il possibile acquisto di Trippier possa giocare a mio favore sotto questo punto di vista. Sky Sport è stato chiaro, ha detto di Trippier che probabilmente firmerà per il Newcastle. Il Newcastle ha fatto un'offerta che all'Atletico Madrid va benissimo, 15 milioni più bonus per questo giocatore. Tra l'altro non dimentichiamoci che, nonostante Trippier sia molto forte, a me piace tanto, ma l'Atletico un pochino si è perso, va in scadenza
nel 2023. Ricordo di Trippier che si diceva un gran bene al Tottenham, ritornerà quindi in Premier. E attenzione perché il Newcastle sta facendo un mercato intelligente, interessante, per provare a salvarsi in modo assolutamente disperato. Un'altra squadra che invece in Italia però deve salvarsi in modo disperato è il Genoa. E quando si parla di Genoa non si può fare riferimento al colpo del momento, Christoph Piontek. Pum pum pum, il Genoa lo vuole assolutamente riportare a casa, ve ne avevo parlato un po' ieri, oggi iniziano ad uscire anche le cifre, un prestito oneroso quindi di un paio di milioni con diritto di riscatto per un totale di 17, quindi magari un 2 più 15. Il problema qual è? Il problema è che Piontek, nonostante non brilli con l'Hertha Berlino, che sarebbe anche disposto a cederlo per quelle cifre là, c'ha abbastanza squadre dietro. Ad esempio già in Italia c'è anche il Torino, la Fiorentina, ma in Turchia il Galatasaray, ma anche in Germania ci sono delle squadre appunto che lo vorrebbero alla propria corte. Ok, il Genoa magari può giocare sul fatto che è stata la prima grande squadra di Piontek. E quindi tutto sommato il calciatore potrebbe anche pensare di accettare la proposta, però tipo la Fiorentina che vuole prendere il futuro Dusan Vlahovic, cioè se mette al centro del progetto Christoph Piontek, credo che il pistolero potrebbe anche pensare di accettare l'offerta. Da una sponda di Genova all'altra si passa a parlare della Samp, perché la Samp ha praticamente preso Thomas Rincon. Non è ancora fatta, però è molto 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 vicino, lo dice Sky Sport, ne ha parlato ieri Di Marzio nel suo programma serale. Pare sia destinato a lasciare il Torino anche per scarso utilizzo, direzione Samp. La Samp, bene o male, deve prendere un centrocampista. Numericamente gli serve, ma gli serve anche perché Adrian Silva ha rescisso il contratto e se n'è andato a giocare all'Al Wahda negli Emirati Arabi. È andato a prendere un sacco d'esordi, come giusto che sia, ma davanti a determinate offerte, io credo che sia normale anche e soprattutto per giocatori medi accettare di andare via, di andare a giocare, a prendere queste cifre fuori mercato, queste cifre assolutamente senza alcun senso. Per quanto invece riguarda una nostra vecchia, vecchissima conoscenza, sto parlando ovviamente di Paulo Fonseca. Pare che Fonseca abbia ricevuto un'offerta dal Brasile. Infatti, l'Atlético Mineiro, campione brasiliano, ha fatto un sondaggio: ha detto Fonseca, non è che vuoi venire ad allenare? Lui, però, ha detto: guarda, io preferisco di no perché voglio rimanere in Europa e so che andare in Brasile un pochino mi taglierebbe le gambe. Io lo capisco, nel senso, credo che ora io. Ho scherzato molto su Fonseca, però credo che Fonseca ancora possa meritarsi una panchina super interessante. Quindi pensare che invece debba lasciare tutto e andare via e andare in Brasile, boh, non lo so, non mi convince appieno, se posso essere sincero, anzi, se vi posso dire la verità, non mi convince praticamente per niente. Quindi io fossi lui. Farei tutto fuorché andare via, fuorché sparire dal mirino. Vi dicevo, continua la ricerca da parte del Milan per il difensore centrale e il nome continua a corrispondere al profilo di Botman. Botman è un signor giocatore, non ho più voglia di entrare nel discorso. Qual è il problema? Il problema è sempre lo stesso. Addirittura adesso pare che Botman stia insistendo per lasciare il Lille, perché vorrebbe il Milan, perché lo vede appunto come una dimensione importante, come un passo in avanti. Il problema di base, il problema proprio tipo è che il Lille dice: guarda, no, 20. Vi ripeto, Milan vuole, ve l'ho detto ieri, Milan vuole 20 Milan vuole 20 con diritto di riscatto, quindi prestito con diritto a 20, e invece il Lille vuole obbligo di riscatto a 30, quindi le cifre sono completamente diverse e si rischia veramente di andare in un nulla di fatto. C'è una novità però che potrebbe scuotere la Premier League, un po' come è stato per il Newcastle: si parla del Southampton. Infatti pare che Dragan Solak, che è un magnate serbo, sarebbe pronto ad investire i propri soldi per comprare l'80% del pacchetto azionario del club. E quindi insomma, rendere il Southampton squadra ancora più economicamente forte di quello che già è, anche perché in realtà la squadra è cinese. Però non sarebbe male, non sarebbe male vedere questo Southampton diciamo fare un po' quello che fa il City, quello che farà il Newcastle. E a me è una cosa che mi interessa. Voi direte: sì, ma perché ti deve interessare? Cioè, qui si continua a spendere e spandere soldi e si continua a dilivellare il calcio. La cosa che mi interessa, ragazzi, è che in Premier c'è una squadra che fa la voce grossa, ovvero il Manchester City. Poi c'è anche lo United che c'ha tanti soldi, hanno mezzo rotto il cazzo. Quindi più squadre sceicche, magnate ci sono, e più sono contento per la Premier, perché almeno vuol dire che il City anche ha terreno duro da scavare. Quindi non è tutto molto semplice come appare. La Roma ha preso Maitland-Niles.
Phoenix Niles. Ieri c'era stato, avevo detto, l'ultimatum, e alla fine invece è stato fatto 1 milione di euro di prestito oneroso, ma in realtà non c'è né diritto né obbligo di riscatto. Questa è una cosa che un pochino perde quello che dicevo, perché comunque tu non hai nulla di vantaggio. Lo prendi a 1 milione, è vero che lo prendi a 1 milione, c'hai per 6 mesi un giocatore valido, però se questo esplode fai la fine di Smalling, fai la fine di Mkhitaryan, cioè ti tocca rimetterti a trattare praticamente da zero al tavolo, e non è una cosa che mi faccia sinceramente impazzire, vi dico la verità. Lukaku perché? Perché Tuchel è stato chiaro e ha detto Lukaku non parte. Lukaku si è scusato, anche Lukaku ha detto scusate a tutti, è ritornato quello di sempre, dice non c'è mai stato l'allenatore dice non c'è mai stato il minimo comportamento contro la squadra. Questa è la prima volta che lo sentiamo parlare in questo modo. È impazzito, Lukaku è semplicemente impazzito, gli è partita la ciabatta, ma può capitare, ti parte la ciabatta, cioè è una cosa abbastanza normale, quindi esattamente è andata così. Due nomi, anzi un nome per la Juventus, il nome della Juventus è quello di Tony Rudiger. Infatti da una parte c'è la Juventus che spinge per prendere l'ex calciatore della Roma, che è in scadenza di contratto a giugno, e quindi ci sono tante squadre, c'è anche il Real Madrid per dire, c'è il Manchester United, c'è anche il PSG, c'è anche il Bayern Monaco, però c'è anche la Juventus che potrebbe un pochino giocare sul fatto che Rudiger sia rimasto attaccato al nostro campionato. L'unica cosa però è che, io ve l'ho già detto, Rudiger è abbastanza attaccato anche alla Roma, e non ve lo sto dicendo tanto per lui stesso, spesso ha detto tipo cosa ha fatto la Roma, come sta andando la Roma, eccetera, si informa praticamente sempre, quindi questo potrebbe un pochino frenare. E poi Tuchel ha parlato, ha detto non posso prevedere il futuro, non so se i suoi agenti stanno parlando con altri club, è possibile, lui sa quanto lo apprezzo, il club sta facendo del suo meglio, quindi ovviamente Tuchel vorrebbe rinnovargli il contratto, però è una cosa abbastanza difficile perché comunque Rudiger va in scadenza e andrà probabilmente a prendere molto di più in un'altra dimensione. Vi ho parlato di Rudiger ex Roma, vi parlo rapidamente anche della Roma prima di andare poi in, anzi vi parlo prima di Dusan Vlahovic, perché Dusan Vlahovic, che così come Lukaku è un pochino il tormentone di quello che è il calciomercato invernale di quest'anno e estivo del prossimo, e Vlahovic pare abbia ricevuto un'offerta, la Fiorentina, da parte dell'Arsenal. Cosa sarebbe disposto ad offrire l'Arsenal in questo momento? 70 milioni di euro, porca la puttana. Non sarebbero 70 milioni di euro diretti, cioè non gli darebbero 70 milioni di euro cash, ma gli direbbero guarda, tu vuoi Torreira, io 15 milioni di Torreira li metto nella trattativa, quindi io ti do 55 milioni di euro più Torreira, che devi pagarmi 15 milioni, che è centralissimo nel progetto Fiorentina, e la Fiorentina andrà comunque a riscattarlo, ti do 55 milioni e ti prendi anche il cartellino di Torreira. Quindi alla fine ora si parla mediante anche scambi e trattative, però sostanzialmente il nodo chiave qual è? Il nodo chiave è che tu dammi i 15 di Torreira, poi io ti do 70 milioni di euro e mi dai Vlahovic. Cioè 70 milioni, ragazzi, secondo me per un giocatore che tra un anno e mezzo va in scadenza potrebbe anche essere una cifra che spingerà la Fiorentina ad accettare, vedremo nei prossimi giorni. Vi dicevo Roma, prima di tutto Reynolds, perché Reynolds non fa più parte del progetto Roma, Mourinho non lo vede mai, e in Belgio hanno confermato che l'Anderlecht sarebbe interessato a prenderlo in prestito. Ovviamente bisogna prima vedere chi parte, perché Mourinho dall'Anderlecht dovrebbe partire. Se Mourinho parte, l'Anderlecht andrà su Reynolds per 6 mesi cercando appunto di accaparrarselo. Un altro nome che si è fatto per quanto riguarda la Roma è quello di Joao Mario. Joao Mario potrebbe partire intorno ai 10-12 milioni di euro. Il Porto per quella cifra lo farebbe tranquillamente partire, lo lascerebbe tranquillamente partire, non avrebbe grossi problemi e andrebbe appunto a riempire un problema che ha la Roma a centrocampo, perché comunque si parla spesso di questo centrocampo che la Roma deve prendere, un centrocampista roccioso, un centrocampista di cattiveria. Non è quello dell'Inter, non è quel Joao Mario là, sia chiaro, nel senso altrimenti sarei già impazzito, è quell'altro Joao Mario, quello giovane di 22 anni, però sarei molto curioso di vederlo a Roma. Non è questo che vedete in foto, questo qui che adesso ve lo metto, vi metto Joao Mario sbagliato, ve lo giuro, vi metto lo Joao Mario sbagliato, no, comunque me lo prenderei molto molto volentieri. Arriviamo al nodo cruciale, a quello che mi ha fatto più sclerare del giorno, Chris Smalling. Io ragazzi sono disperato. Allora pare a Roma c'è un Novax, non è stato detto chi è, però a Roma c'è un Novax, e il Novax ovviamente non vuole vaccinarsi. Non vaccinandosi, aspettate un'altra cosa, il Novax è stato detto che è titolare, quindi lui gioca titolare in questa Roma, e il Novax non vuole vaccinarsi. Non volendosi vaccinare, dal 10 di gennaio non potrà più giocare in Serie A, visto che
è uscita prepotentemente la notizia che Chris Smalling è il Novax di cui stiamo parlando, io mi sento un pochino nella merda. A parte che è finito in una tempesta social infinita, in cui si diceva appunto non confermiamo l'identità, non diciamo chi è, ma alla fine tutti lo sanno, ma si sa veramente, a Roma ragazzi si sa da 3 mesi, e soprattutto il profilo social di Smalling è invaso da tifosi che gli dicono devi vaccinarti, devi vaccinarti, devi vaccinarti, se non fosse lui direbbe guardate ragazzi io già mi sono vaccinato, e invece no, invece non lo dice, probabilmente perché questo è il motivo. Ora io non sono qui per dire appunto che debba o non debba vaccinarsi, alla fine sono cazzi suoi, nel senso io posso dire quello che penso io, ok, poi non sono qua per fare del come posso dire, della politica o della giustizia, non me ne frega un, cioè me ne frega, ma in questo video non me ne frega un cazzo sostanzialmente, sto parlando di calcio, parlo di calcio. La cosa che mi preoccupa è che veramente di tutte le squadre di Serie A, no? Proprio noi dobbiamo averci al titolare, porca la vacca, il titolare Novax che non vuole giocare. Io non ho, cioè che non gioco, io voglio capire dal 10 gennaio che cazzo facciamo. Io voglio capire dal 10 gennaio cosa fa la Roma dal 10 gennaio senza Smalling, che tra l'altro abbiamo Mancini e Ibañez e basta, perché Kumbulla non regge in piedi. Voglio capire che cosa facciamo, voglio capire. Io leggo qua, Roma è una piazza che vive di calcio a 360 gradi 24 ore al giorno. La Repubblica dice, alcuni tifosi sono arrivati a conclusioni frettolose, hanno emesso la loro sentenza senza attendere note o versioni ufficiali del club. Sul banco degli imputati sono finiti Chris Smalling e sua moglie Sam. Da 3 giorni le pagine Instagram del difensore inglese e della sua compagna sono un continuo di inviti a vaccinarsi e di insulti, altro che riservatezza. Ora io vi dico chiaramente che questa storia mi dispiace molto, mi dispiace molto, perché non è che, cioè nel senso, io ve l'ho sempre detto, sono per la libertà, per la decisione propria, ok, quindi ognuno fa quello che gli pare. Io personalmente sono vaccinato, sono fiero di essermi vaccinato, ma ognuno la pensa come gli pare, cioè io non mi permetterei mai di dire tu hai sbagliato, tu non hai sbagliato, tu hai fatto bene, tu non hai fatto bene. Io non sono nessuno per giudicare e tantomeno non lo farò in questo video, però lasciatemi dire che porca la puttana, ma poteva, con tutto il rispetto, essere Skriniar, non poteva essere, scusate, non poteva essere acerbi, deve essere proprio Smalling, l'unico centrale roccioso, cattivo, che c'avemo, che io da quando è tornato non faccio altro che dire, vedi Smalling gioca pure a pallone, regà, non si rompe più, non so com'è possibile, sto giocatore o non è nostro, o piamo si rompe, ritorna in forma e non si vaccina, metto una regola contro chi non si vaccina, siamo nella merda, siamo oggettivamente nella merda. E io voglio vedere adesso la Roma che cosa farà, perché innanzitutto credo che se Smalling dovesse ufficialmente decidere, che pare che anche la moglie, insomma, da quello che si dice in giro, io non voglio, ripeto, non voglio dire cose Rod Tucker querela, nel senso io leggo e parlo, non ho fonti su questo di Smalling, quindi non dico nulla su Smalling del farina del mio sacco, ma di quello che leggo in giro, e vi dico che pare che anche la moglie stia giocando un ruolo fondamentale nella decisione del marito, e quindi Chris Smalling in questo momento storico pare non voglia assolutamente vaccinarsi. Se Smalling non si vaccina, che cosa si fa? Si vende, perché comunque che cosa ci fa? In Serie A c'è questa regola, cosa ci fai con Smalling se non si vaccina? E quindi non può assolutamente giocare dal 10, ragazzi, chi non è vaccinato non può più mettere piede in campo, quindi noi rimaniamo solamente con Kumbulla che si regge in piedi, quindi levamolo, rimaniamo con Smalling, così, vabbè, con Ibañez e con Mancini, fine. E voglio capire la Roma che fa, cioè se Smalling dice ci penso un attimo, che cosa facciamo? Rimaniamo così? Con un ceppo di minchia in mano, aspettando e sperando che lui decida di vaccinarsi, perché la situation è grave, perché se poi lui a febbraio dice no, ho deciso, non mi vaccino, tu resti senza difensore centrale. Quindi io spero che la Roma gli dia un ultimatum tipo pari al 15 di gennaio, per dire guarda, con tutto l'amore del mondo, vuoi vaccinarti? Vaccinati, rimani. Vuoi non vaccinarti? Purtroppo le regole della Serie A, non io, ma le regole della Serie A dicono questo, quindi io provo a venderti nei prossimi giorni, ho 15 giorni di tempo del mercato di gennaio, e provo a sostituirti, perché io amo Smalling, spero rimanga, è un gran bel giocatore. Io ho sempre detto che, ogni tanto ultimamente c'è anche delle amnesie, però ho sempre detto che un giocatore di intensità tale non lo ricordavo dai tempi di Benatia a Roma, intendo, cioè Manolas per me è stato inferiore, il top Manolas è stato inferiore al top Smalling, però comunque regà, e se non può giocare non può giocare, cioè è inutile che adesso a me mi danno Messi e mi dicono però guarda sei ritirato, e che cazzo ci faccio con Messi, e batte 5 minuti e vado allo stadio, cioè con tutto il rispetto ho bisogno di un giocatore che giochi. Quindi spero che la Roma, se fosse davvero lui, ma pare proprio di sì, gli dia un ultimatum, si cerchi di capire che cosa fare di questo futuro, perché in questo momento storico lasciatemi dire che siamo abbastanza nella merda. Già ci abbiamo una rosa cortissima, in più i giocatori che ci abbiamo non possono giocare o per un motivo o per un altro, e allora porca vacca,
Spero che si agisca con intelligenza. E non voglio che Mourinho tra 2 mesi dica: però Smalling quello e quell'altro. Ragazzi, no. Allora, se Mourinho vorrà lamentarsi adesso, deve già fare delle cose. Cioè, io fossi Mourinho, andrei dalla Roma e direi: Roma, allora Smalling mi deve dire che deve fare Davida. Se Smalling vuole andare via, io non lo obbligo a vaccinarsi. Però la porta è quella e prendo un altro giocatore. Perché un altro giocatore in questo momento mi serve. Perché un altro giocatore in questo momento io ne ho bisogno. E non c'è cazzo che tenga. E non c'è niente che tiene. Io ho bisogno di Smalling, punto e basta. Non è Smalling? Va bene anche che sia, che cazzarola ne so, magari Teate dal Bologna, che è un buon giocatore. Magari spendi quei 12, 13, 14 milioni, magari, ma non te lo daranno mai, però magari, va bene qualunque cosa, basta che sia un difensore, perché la Roma gioca a 3 e noi di Vali ce ne abbiamo 2, e non è possibile. Fatemi sapere la vostra, con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale, vi ringrazio, buon shalalala, ciao.